Siamo a Cattolica, siamo con Pierpaolo Ferilli, oltre a essere il Dominus del centro di Cattolica, appunto, è anche l'anima dell'allevamento dell'Aura Dragonda, uno degli allevamenti del sel italiano che conta. Cosa vuol dire, signor Ferilli, essere allevatore di cavalli oggi? Diciamo che essere allevatori in Italia di cavalli, a differenza di quello che succede negli altri paesi, purtroppo l'allevamento in Italia sta in una situazione non certo favorevole e quindi il sistema ha costretto all'allevatore a diventare purtroppo anche proprietario. Di fatto non esiste un sistema, non esiste un sistema di selezione, non esiste uno studbook, non esistono un indice genetico e quindi di fatto è lasciato molto all'improvvisazione e, diciamo così, alla professionalità di chi desidera allevare. Spero che la federazione e il ministero prima o poi mettano fine a questa grossa lacuna, che spero non sia desiderata, ma comunque è la realtà, che non esiste né indice genetico né un riferimento per chi alleva per come allevare meglio. Conosce il lavoro e le scelte fatte dal presidente Orlandi? No, purtroppo non ho visibilità, non so bene in questo momento il Consiglio FISE in cosa e in quale direzione sta lavorando, ma spero che sia un buon lavoro affinché ci sia un buon risultato. Quindi, diciamo, non sono informato né io né penso tanti altri lavoratori su lavori, scelte o indirizzi, ma spero che insomma sia un buon lavoro, anche perché poi da un buon lavoro dovrebbe esserci un buon risultato anche per me, che sono un allevatore. Quali sono le caratteristiche che un allevatore ricerca in un cavallo? Allora, quello che dovrebbe cercare innanzitutto è la cavalcabilità, è un bel modello per cui diventa commerciabile a chiunque un cavallo. Sicuramente non serve puntare assolutamente al cavallo all'Olimpiadi, ma sicuramente alla cavalcabilità. Esiste il grosso del mercato del cavallo, è su un cavallo facile, cavalcabile, disponibile per le 130-35. Quindi dalla 80 alla 135, secondo me, quello che serve, quello che dovrebbe essere la linea guida è la cavalcabilità, la testa e la serenità di un cavallo. Per cui cosa manca all'allevamento italiano? Diciamo che innanzitutto l'allevamento italiano non ha una storia, non avendo appunto questo studbook, non avendo gli indici genetici, noi non sappiamo mai quali sono le migliori linee genetiche, sia maschili che femminile, che possono essere messe in razza, come fare l'accoppiamento. Questo purtroppo nei sistemi allevatoriali tedesco o francese o olandese, irlandese o spagnolo esistono indici genetici, esiste uno studbook che aiuta, coordina e mira le scelte degli allevamenti da un punto di vista statistico. Qui non esiste nulla di questo, è lasciato tutto all'improvvisazione, quindi quello che manca sicuramente è un sistema che tenga conto della storia, appunto, per guardare in alto e per guardare lungo per un futuro e dare una selezione, una qualità rispetto alle scelte dei direttori di campo, a quelli degli istruttori, alla cavalcabilità, a tutto quanto quello che vengono poi riflessi all'interno degli indici genetici come indirizzo.